Buonasera a tutti. Questo video lo faccio per Sick Wolf, un tifoso da Roma. Sick, io dico una cosa, hai tolto il video, ma non lo dovevi togliere. Per me è sbagliato. Perché tu a quelle persone che t'hanno dato addosso, tu te le devi buttare tutti dietro alle spalle. Togliendo il video è come hai fatto capire che loro ti possono comandare in casa tua. Invece no, non deve essere così. Perché in casa tua comandi te. Se loro vogliono vedere il tuo video e vogliono essere iscritti al tuo canale, rimangono, se no se ne possono pure andare. Tanto tu non è che hai bisogno. Quello che ti voglio dire, tu togliendo il video hai dato solo una soddisfazione a loro, che loro possono comandarti. Hai sbagliato. Tu per me il video lo devi rimettere di nuovo. Perché tante persone non vengono a vedere quello che tu vuoi dire o tu quello che vuoi trasmettere nel video. Vengono solo a leggere le notifiche degli altri, quelle che prendono gli altri. Ma alla fine quello che tu dici non lo vengono qua. Sul 100%, il 60% ascolta quello che dici e condivide. L'altro 40% vengono solo a leggere quelle che scrivono gli altri. Tu, il tuo percorso che stai facendo, sei un ragazzo di 22 anni, se non mi sbaglio, stai facendo un percorso che, oltre che c'hai 275.000 iscritti, di cui hai sbancato YouTube e hai preso tutti questi canali, di tutti questi canali dello sport che stanno su YouTube, e te le sei messe in tasca, un ragazzo di 22 anni. Tu nel tuo canale parli di tutto, dalla A alla Z, non solo di sport, di cui poi stai facendo un percorso come giornalista. E sto vedendo quando tu vai a intervistare tutti i grandi personaggi dello sport. Ma tu parli di tutto, anche di spettacoli, di cui una persona che prende questa strada, è normale che, pure che tifoso da Roma, della sua squadra, è normale che deve parlare di tutto o deve far vedere delle determinate cose. Nel tuo video fai vedere delle magliette di tutti i grandi campioni. Ogni maglietta di ogni campione spieghi il suo talento e fai vedere la maglia. Mo, l'ultima maglia che tu alzi, quella della Juventus, di Cristiano Ronaldo, e spiegate il giocatore che qualità ha. Le persone non hanno capito il tuo video e non lo capiranno mai. Ti faccio un esempio. Io sono venuto 2 volte a commentare sotto. Una volta 60 persone hanno messo mi piace e un'altra volta 35-36. Di che cosa hanno parlato? Un po' hanno condiviso il mio pensiero. Gli altri hanno parlato della virgola, del punto, della grammatica, dei verbi che io no, non ho messo. Allora, io l'ho fatto apposta, proprio per far capire che la gente. E infatti io poi, dopo, ricalcavo la Tuse. E loro che facevano? Ribattevano ancora. Dicevano: "Scusa, ma vedete il video? Venite a leggere la notifica mia." E infatti, alla fine si è visto. I tuoi video non hanno capito il tuo significato. Venivo solo a vedere io come scrivevo. Come l'ho fatto con te, l'ho fatto anche con gli altri. La stessa cosa, di cui tanta gente non è come tu pensi. Secondo me tu il video lo devi rimettere, perché le persone no, non è che
vengono a vedere il tuo video e capire quello che tu vuoi dire ai tuoi iscritti. No, vengono solo a leggere le notifiche degli altri, come scrivono, come fanno. Infatti io a volte gli chiami il professore, gli insegnanti, li prendo anche per il culo. Allora, di cui per me tu il video lo devi rimettere, non lo devi togliere. E devi anche scrivere, far capire, se volete stare sul mio canale, questo è il mio canale, se no me ne potete pure andare. Agli altri youtuber, tu te l'hai messo tutti quanti in tasca, un ragazzo di 22 anni, gli altri che stanno da 20 anni, te l'hai messo in tasca, in tutto e per tutto. Tu sei un giornalista, sai prendere la strada come giornalista, di cui per me non lo dovevi togliere, lo devi rimettere. Te lo dico perché mi puoi essere mio figlio. C'ho quasi 53 anni, tu sei 22. Di cui mettilo il video e fregatene delle opinioni degli altri. Buona serata, Sic.